In un convegno su Dante Jung, l'assenza sentita è quella di Adriana Mazzarella. Assenza fatale perché oggi ricorre il sesto anno dalla sua scomparsa. Ugualmente sentita perché Adriana Mazzarella è autrice della prima rilettura in chiave junghiana della Divina Commedia nella nostra lingua, dopo quella inglese di Alan Liu. Fu un'operazione importante, un'operazione significativa, perché da un lato Jung stesso ha sempre sottolineato il senso simbolico della discesa agli inferi di Dante, ma dall'altro la psicologia junghiana colloca la reintegrazione della totalità personale nel campo simbolico della quaternità. Ora, l'apoteosi del viaggio di Dante coincide con la visione della Trinità, non della quaternità divina. Bene, Adriana Mazzarella, fin dal titolo della sua opera, enfatizza il ruolo di Beatrice in questo percorso. E non si tratta semplicemente della rivalutazione della donna nel contesto sociale o culturale. Si tratta di una riabilitazione del femminile psicologico nei processi di maturazione personale. Uso intenzionalmente le parole riabilitazione del femminile psicologico perché è un'espressione di Marie-Louise von Franz e von Franz diede sempre un appoggio e un sostegno costante ad Adriana Mazzarella nell'indagare, nel rinvenire nella figura di Beatrice il quarto elemento, l'elemento femminile in un universo simbolico a dominanza maschile. Ecco, Beatrice per Adriana Mazzarella è l'elemento femminile che trasforma la Trinità in quaternità a rappresentare la compiutezza del processo individuativo.